mobili del decreto Lupi, c'è qui diciamo, è presenza anche della nostra portavoce alla Camera, che è Federica Daga, e per affrontare anche questa questione che comunque riguarda tutti ed è importante. Allora, sono stata avvertita da Enrico perché alcuni di voi hanno ricevuto delle lettere per l'acquisto della casa dove sono affittuare in questo momento. Avevamo temuto che si trattasse del decreto Lupi, che a maggio è passato Camera e Senato. Insomma, è qualcosa di abbastanza preoccupante quel decreto. In questo momento in realtà voi state ricevendo una lettera dall'ATER per l'acquisto della propria casa, ma non siete tenuti ad acquistarla. E certo, okay. E chi non può, che fa? La casa. C'è la legge del 93, certo. Legge 560, sì. Del 93, siamo ancora a quei tempi. Se qualcuno vi sta dicendo che siamo sotto il decreto Lupi, ditegli tranquillamente che non è così, ok? Quindi questa è ancora la fase precedente di una legge di 20 anni fa. Il decreto Lupi in realtà è stato scritto, cioè un decreto attuativo si chiama, è un po' come dire esce fuori il documento e da quando esce fuori il documento ed è registrato con la carta bollata, lì diventa attuativo, cioè è legge e da lì non si scampa. In questo momento è sì scritto e firmato, ma è messo in un cassetto. Perché è messo in un cassetto? Perché c'è stato un lavoro che è durato 4 mesi di un gruppo che si occupa degli inquilini delle case popolari, che ha fatto un lavoro molto buono nei confronti del Ministero e gli ha fatto presente che se dovesse uscire fuori quel documento si creerebbe un problema di ordine pubblico, perché vi chiederebbero di acquistare le vostre case a un prezzo commerciale in 45 giorni dalla vendita all'asta. Pagate voi. È così. Sì. Non so cosa vi stiano raccontando, chi è che vi sta raccontando. Hanno ricevuto anche un papà della famiglia di un amico, mi ha fatto vedere la lettera, c'è una lettera che però risale al 93 e a legge al 93. State tranquilli che non c'entra nulla. Quella è una cosa vecchia, se non volete non l'acquistate, non siete tenuti, rimanete là dentro. Con quale formula? Con la stessa, con la sua. Ma come una domanda gentile, vuoi? No, grazie. Esatto, grazie. Poi quello è del 93. Il decreto Lupi è un'altra roba. Sì, il decreto Lupi non è ancora stato emanato, non c'è in carta bollata, è in un cassetto. Perché non è stata la cosa attuativa, esatto. Ma che come stanno scrivendo, arriverà questo? Dato che non ci interessa che quel documento venga iscritto in gazzetta ufficiale, certo. Perché sappiamo benissimo e abbiamo denunciato già a maggio che cosa sarebbe successo se fosse stato emanato quello schifo di decreto, allora si sta lavorando anche per evitare che questa cosa succeda. Sì. E noi stiamo facendo le nostre piccole azioni all'interno per chiedere al ministro, butta via quella roba. La cosa che avrebbero dovuto fare non è scrivere il documento per la vendita delle case, ma scrivere il documento per la manutenzione delle case. Okay. Erano stanziati da legge 500 milioni di euro. Peccato che 500 milioni di euro non ci siano, ma ce ne siano a disposizione solo 5. Ok? Che c'entra? Però giusto perché voi lo sappiate e non veniate presi in giro da nessuno. Cioè in tutta la legge 5 milioni nazionale, sì. E solo noi ne spendiamo 15 per Roma. Non c'è stanziamento. Cioè Lupi aveva previsto 500 milioni di euro per il nazionale, che sono due spicci. E che non fa comprarsi. Ma qui si deve parlare di qualche miliardo di euro, vanno bene, no qualche milione, i miliardi ci vanno bene. Ma vabbè, poi signora, noi diciamo no, grazie.
No, voglio vedere, no, 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 magari ci riparca tutti gli anni e gli anni del prigione.